Spiro! Cielo! Che sorpresa vederti qui! È da quando abbiamo sconfitto Ripto ad Avalar che non ci incontravamo. Beh, gli affari hanno iniziato ad andare male da quando sei partito. Quindi mi sono trasferito qui e sono entrato in affari con la maga locale. Donna adorabile, sembra che ami molto i draghi. Mi pagano una fortuna per tenere in gabbia Sheila il canguro. Questa combina guai deve aver causato un sacco di problemi alla povera maga. Sì, però mi pagassi un piccolo contributo, potrei involontariamente lasciarla fuggire. Ah, Spiro, adoro la tua dolce ingenuità. Il tuo animo gentile potrebbe essere la tua rovina un giorno, ma per il momento mi sta rendendo ricco. Spero che apprezzi il favore che ti faccio lasciandoti uscire. Sei gentile, nessun rancore, eh? Certo. Dopotutto sto solo facendo il mio lavoro! Mi sembra di capire che tu sia uno di quei draghi. Certo, sono Spiro. Non avrei mai creduto di vederne uno. Dominavate il mondo intero, poi all'improvviso siete scomparsi. Puff! I draghi vivevano qui. Non lo sapevi. Dicono che fosse un migliaio di anni fa, mi pare. E se ne sono andati? Certo, e la cosa strana è che dopo che se ne sono andati, tutta la magia del mondo è scomparsa con loro. Cioè, dicono che in questo mondo ci fosse magia da vendere. Foreste musicali, pietre dei desideri, quello che vuoi. Ma scomparsi i draghi, si è esaurito tutto. Per questo alcuni portali non funzionano. Sì, anche loro iniziano a scomparire uno dopo l'altro. Beh, devo tornare a casa a fare un po' di faccende. Vieni a trovarmi quando vuoi. Grazie ancora, Spiro. Ora devo capire cosa ha fatto quell'orrenda maga alla mia casa, mentre ero prigioniera. Ciao, Sheila! Mentre tu non c'eri, un gruppo di Rinok ci ha sbattuti fuori dalle nostre case! Tutto sotto controllo, comunque! Bobby, Pete e io stiamo studiando un piano geniale per riprendercele! Puoi arrivare in cima a montagne molto ripide, proprio come questa. Premi il tasto X per saltare. Quindi premilo ancora quando tocchi terra per spiccare il doppio salto. Quando avrai imparato ad eseguirlo alla perfezione, potrai andare ovunque vorrai. Thank you.
casa, dolce casa! Ecco, lo tenevo da parte per fare una frittata, ma credo che tu lo meriti di più! Prendi quest'uovo e tiralo contro la casa di Billy, va bene? Devo fargliela pagare per l'ultima volta che mi ha spinto giù dagli scogli. Stanno avendo la meglio. Non riusciremo a fermarli se non distruggiamo le loro capanne. Ma sono troppo grandi per distruggerle a calci. Prova invece a colpire di testa. Io li distrarrò insultandoli, mentre tu abbatti le capanne. Va bene? Ti ricordi come colpire di testa, no? Salta e poi premi il tasto triangolo mentre sei in aria. Se non ricordi come controllare un personaggio o un veicolo, vai al menu pausa e seleziona l'aiuto.
Grazie dell'aiuto, Sheila. Prendi quest'uovo che ho trovato in casa. Thank you.